che avete visto dalla locandina, abbiamo pensato di inserire in questa cornice viaggio verso l'altrove. È stata una scelta che non è stata a priori, ma ci è venuta così mentre organizzavamo questi pomeriggi a me, alla professoressa Bergami e alla professoressa Marrone, il che forse ci fa capire che abbiamo bisogno un po' di guardare altrove rispetto alla nostra realtà quotidiana. Oggi l'altrove di cui ci occupiamo la montagna, sono i ghiacciai e la montagna con un doppio sguardo, uno da parte del nostro ospite Luca Rota, più culturale e antropologico, l'altro più scientifico, e abbiamo con noi tutto Luca Antoni, che appunto saranno presentati, Claudio Antoni, che saranno presentati da Luca Serretà, che funge da moderatore. Lascio a te. Grazie, buon pomeriggio. Un ringraziamento sicuramente va alle professoresse e al liceo che ha deciso di inserire questo argomento di cui parliamo pomeriggio in questo bel programma di incontri, perché insomma è sempre bello e piacevole quando una scuola si interessa a questi temi e si fa portavoce verso gli studenti e verso la cittadinanza come polo culturale all'interno della città. Trovo che sia sempre una cosa molto bella. Io sono Luca Serretà, come diceva la professoressa Mariberti, mi occupo di raccontare la montagna, uno degli strumenti che uso appunto è fatto in montagna, adesso lo dico perché era scritto anche sulla locandina, magari qualcuno si chiede di che si tratta, è il sito che ho costruito apposta per raccontare la montagna. Poi mi occupo di scrivere anche su alcune riviste come l'estate in tavolo anche le ultime parole famose. Fino a stamattina si venendo all'incontro di pomeriggio, devo aver fretteso perché pensavo fosse arrivato a Google, nel senso che ho invitato due persone, due esemplari di specie in via di estinzione. Sono Luca Rota che si occupa di scrivere e lo fa bene, quindi già è sintomatico di essere in via di estinzione. Si occupa di temi culturali legati alla montagna ed è una persona molto capace di analizzare le situazioni, le cose che vede e di renderle e di divulgarle bene. Quindi è una specie di via di estinzione. Lucarotta.com è il suo sito, che consiglio di andarlo a vedere perché comunque ho sempre aggiornato su temi legati al discorso della montagna, all'ambiente e anche a tante altre cose, perché in realtà poi Luca si occupa di montagne, di città, ha scritto libri. Claudio Artoni si occupa di ghiaccio, va da sé che il ghiaccio per un po' non ne abbiamo più, quindi va da sé che è l'altro motivo per cui è in via di estinzione. No, Andrea Ciorgo, curriculum lunghissimo, quindi se vuole aggiungere qualcosa, Claudio, te lo lascio aggiungere, è responsabile tecnico del laboratorio Gold di Bicocca, il freezer di Bicocca, praticamente. Adesso cioè, poi lo spiegheranno io eventualmente di che si tratta, però adesso entrerei nel merito del discorso. Parliamo di montagne, parliamo di ghiacciai e proviamo a capire perché quando parliamo di montagne, quando parliamo di ghiacciai, anche se non ci vediamo, anche se non siamo degli appassionati che ci andiamo tutti i fine settimana, cerchiamo di capire perché è un discorso che ci riguarda molto da vicino. Io, Luca, darei la parola a te e cominciamo a capire perché diavolo ci siamo messi in testa a un certo punto di andare su questi ghiacciai, andare sulle montagne oltre i luoghi dove stia sempre abitando. Questo funziona? No. No, questo no, ti devo usare questo, ok. Sì.
Buongiorno, buonasera, vabbè, vedete voi. A tutti, grazie per essere intervenuti, grazie per essere così numerosi, anche se la sala è grande, però comunque la presenza è assolutamente importante. Innanzitutto ringrazio Luca Serentà, ringrazio Claudio, ci rimpalleremo un po' e cercheremo di costruirvi una narrazione anche intrigante, insomma, della montagna e uno dei suoi elementi fondamentali che sono poi i ghiacciai, il ghiaccio. E, no, mi piace molto il fatto che sia stata inclusa la montagna e la componente glaciale in una rassegna culturale che si chiama che indica l'altrove, perché in effetti la montagna è stata un altrove per secoli e secoli, e lo è stata finché poi è stata in qualche modo inventata non dai montanari, ma dagli aristocratici del nord Europa che con il Grand Tour arrivavano e hanno cominciato ad alzare lo sguardo dove invece i montanari non guardavano nemmeno, perché appunto era un altrove che non lo consideravano in quanto non serviva alla loro sussistenza quotidiana. Però comunque ci arriveremo poi nel corso della narrazione, della mia presentazione. Voglio però cominciare interagendo con voi, se avete voglia e tempo. Non è un'interrogazione, ragazzi, non preoccupatevi, non vi verranno assegnati i voti. Allora, cominciamo. Se vedete questa immagine, mi dite la prima cosa che vi viene in mente? Così, di botto. Cosa pensate quando vedete un paesaggio del genere? Vai con il microfono, vai. Giapponesi che vanno lì a fare quella cosa. Ad esempio, giusto. Sì, perché è uno dei paesaggi più ritratti, penso, delle Alpi. Comunque, se non la conoscete, la frazione di Santa Maddalena in Val di Funes, e quelle dietro sono le Odole, che è uno dei gruppi dolomitici più famosi in assoluto e più scenografici, appunto. Cosa vi fa pensare un paesaggio del genere? Così di botto, non dovete pensarci? Giusto, va bene, no, è giusto, sì. No, giusto. Pensiero pieno. Beh, forse perché è un paesaggio fin troppo cartolinizzato e quindi molto banalizzabile, se così posso dire, però in effetti questo è uno dei paesaggi che più dà l'idea del concetto di montagna, dell'ideale paesaggistico della montagna. E se invece vi faccio vedere questa immagine, cosa vi fa pensare? È il Matterhorn visto da Zermatt, quindi il versante svizzero del Cervino. Ovviamente montagna, ovviamente freddo. Pace. Sci. Ok, e se invece ve lo faccio vedere così? Cambia il paesaggio, secondo voi? Cambia la vostra percezione del paesaggio? Cambia la sensazione che voi avete nel vedere un'immagine di questo genere rispetto a quella di prima? Va bene, non torniamo indietro, però l'avete in mente? Vi cambia la percezione. Va bene, ecco, al di là di questa molto stringata raccolta di pareri sui paesaggi montani tipici, insomma, quel poco che avete detto, e verrete puniti per questo, per non aver interagito, giusto professoressa, il turismo, lo sci, la calma, la quiete, la montagna, sono tutti elementi che fanno parte di un grande ambito che poi quello strumento culturale, ma forse anche non troppo culturale, con il quale noi osserviamo i paesaggi di montagna, che è questo. Si chiama immaginario. L'immaginario, che non è l'immaginazione, è quello che noi abbiamo costruito nel tempo per concepire paesaggi come quelli che abbiamo visto prima, ma è uno strumento che forse a volte non è così efficace nel mostrarci i paesaggi montani, o meglio, nel farci comprendere i paesaggi montani e i paesaggi in genere, perché è stato costruito a volte in maniera fin troppo deviata e artificiosa. Tenetela comunque a mente questa parola, perché poi la riprenderemo dopo. Piccola storia della frequentazione umana delle Alpi. Quei due signori che vedete lì sono quello a sinistra, sì, giusto, a sinistra, giusto, sì,
Ötzi, l'uomo del Similaun, la mummia del Similaun, ritrovata sulle montagne al confine tra l'Alto Adige e la Stubaital, quindi l'Austria, intorno al, datata insomma la mummia intorno al 3200 a.C. Quello che invece vedete a destra è Michel Paccard, ovvero sia il primo conquistatore del Monte Bianco, 1786, considerata la data di nascita dell'alpinismo per come noi lo consideriamo, quindi anche la nascita di una certa frequentazione turistica, ovvero ludico-recreativa della montagna. In questi 5.000 anni circa che separano queste due figure che hanno frequentato a loro modo le Alpi, si focalizza un po' tutta la storia della frequentazione alpina del territorio, della frequentazione umana del territorio alpino, che è una frequentazione relativamente recente, perché se è vero che gli umani hanno sempre superato le Alpi, vuoi con gli eserciti, la famosa storia di Annibale che ha varcato le Alpi, si dice al Monginevro, comunque in zona, la grande epopea degli ospizi che fin dall'alto medioevo hanno cominciato a ospitare coloro che attraversavano la catena alpina per andare a far commercio magari su entrambi i versanti. Fatto sta che però la stanzialità umana sulle montagne è, come dicevo, un fatto abbastanza recente e si posiziona più o meno dall'anno 1000 in poi, ovvero sia da quello che magari poi Claudio spiegherà meglio, il cosiddetto optimum climatico medievale, cioè quel periodo che è durato più o meno 500 anni circa, nel quale il clima sulle Alpi è stato favorevole per la stanzializzazione della presenza umana, cioè per cominciare a abitarci, perché si è cominciato a poter coltivare anche a quote relativamente alte. I valichi alpini molto spesso erano liberi dai ghiacci, ad esempio un paio d'anni fa ho studiato per una conferenza che ho tenuto per il comune di Val Tournache, quindi Cervinia, la storia del Teodulo, il Teodul Pass, che era uno dei valichi più frequentati di quei tempi tra la Valle d'Aosta, quindi l'Italia nord-occidentale, e la Svizzera, il Vallese e la Francia, ed era ai tempi libero dai ghiacci. Questo fino al 1500, anzi addirittura una cosa molto interessante è che a 2800 metri sotto l'Orionde è stata trovata della torba da legname, ovvero sia fino a quella quota probabilmente c'erano boschi fino a quell'epoca insomma. Poi c'è stata una repentina glacializzazione di questi territori, quindi questo optimum si è concluso, è cominciata la cosiddetta piccola era glaciale, anche questo magari Claudio dopo ve lo spiegherà meglio. Comunque la stanzialità è diventata più difficile, più ostica, e il rapporto con le montagne è cambiato. In ogni caso succedeva comunque quello che io vi ho spiegato prima, ovvero sia per i montanari le montagne sopra una certa quota, ovvero sia oltre la linea dove era possibile la coltivazione, oppure dove era possibile ricavare legname, ricavare materiali per la vita quotidiana, insomma, oltre quella quota la montagna sostanzialmente non esisteva. Tant'è che il nome le montagne, salvo che per rarissimi casi, come ad esempio è stato per il Cervino, non avevano nome. E sono stati proprio gli alpinisti che per primi hanno salito le Alpi a cominciare a nominare le montagne, quindi a identificare questi territori di alta quota che sono così poi oggi importanti per definire il nostro immaginario del paesaggio alpino. Nel frattempo che questi due signori hanno racchiuso la storia della frequentazione umana sulle Alpi fino appunto all'epoca moderna, e dopo Paccard è cominciata sostanzialmente la nostra contemporaneità, l'epoca moderna e contemporanea della frequentazione umana sulle Alpi. Nel frattempo nasceva un'altra cosa che fino al 1500 sostanzialmente non esisteva, ovvero sia il paesaggio. Quella cosa che noi riteniamo assolutamente banale, tant'è che definiamo molto spesso quello che guardiamo come paesaggio, anche se non è esattamente il paesaggio, lo spiegherò dopo, però questa idea fino al 1500 non esisteva, è stata sostanzialmente inventata dai pittori paesaggisti che tra 4 e 500, e questa è una delle prime testimonianze da questo punto di vista, questo è Peter Bruegel il Vecchio del 1565 se non ricordo male, è un paesaggio come noi lo possiamo intendere, ovvero sia il soggetto dell'arte non è più stato solamente la figura umana oppure l'azione della figura umana in un contesto comunque legato a una certa metafora, un certo simbolismo, la pittura sacra oppure altre cose del genere, ma la presenza umana si è cominciata a inserire nel paesaggio, a inserire un territorio che aveva delle valenze anche dal punto di vista estetico, tant'è che poi appunto l'arte le ha recepite e le ha messe nella propria raffigurazione del paesaggio.
È venuto poi il romanticismo, è venuto l'illuminismo e si è cominciato a viaggiare attraverso le Alpi, perché in Nord Europa, appunto Pieter Bruegel era olandese, in Nord Europa si è cominciato ad avere interesse per la conoscenza culturale del territorio al di fuori dei propri ambiti quotidiani, insomma. E assolutamente le Alpi sono diventate da subito un soggetto fondamentale di questi viaggi, di questa conoscenza culturale, perché erano un luogo assolutamente, erano un altrove che doveva essere ancora scoperto, esplorato, conosciuto, studiato magari scientificamente, e quindi hanno cominciato ad essere dei soggetti, i monti alpini, assolutamente da frequentare però attraverso una visione di, questa, di questo territorio alpino non indigena, quindi non creata all'interno del territorio stesso, ma comunque mediata attraverso degli ideali, attraverso dei pensieri derivanti da una certa filosofia. Gli aristocratici che arrivavano dal Nord Europa erano sicuramente consci della filosofia di Kant, quindi conoscevano benissimo il concetto di bello, il concetto di sublime, che poi è stato mediato anche nell'ideale dell'orrido. Conoscevano sicuramente appunto gli ideali del romanticismo, e quindi hanno cominciato ad osservare le montagne attraverso un punto di vista che però è stato importato nelle montagne stesse, e soprattutto appunto nelle Alpi, senza considerare il fatto che gli indigeni, cioè i montanari che abitavano quelle Alpi, non avevano la stessa visione e quindi la stessa percezione del territorio alpino. Tra l'altro adesso vi faccio vedere due immagini di due opere che risalgono più o meno alla fine del Settecento, cioè quindi proprio quando Paccard sale il Monte Bianco, che è proprio il momento in cui nasce il turismo alpino, per come lo possiamo considerare in chiave moderna e contemporanea. È interessante questa immagine perché io ho fatto un ingrandimento di quello che c'è scritto sotto, c'è scritto Le Grandi Alpi des Alpes Glaciers, scusate la mia pronuncia francese che non è assolutamente buona, comunque è interessante perché già ai tempi, già nel Settecento, c'era il nocciolo della visione turistica di natura ludico-ricreativa delle montagne di oggi, cioè una sorta di grande teatro, di grande scenografia sulla quale non andare a conoscere, come hanno fatto all'inizio gli alpinisti, le montagne, i loro territori, il loro paesaggio, ma soprattutto per in qualche modo ricavarne un divertimento, ricavarne una fruizione ludico-ricreativa appunto del paesaggio stesso. È nata anche la raffigurazione moderna delle Alpi, infatti in questa opera, che più o meno coeva a quella precedente, c'è raffigurato alcuni personaggi che stanno riprendendo le Alpi. Sostanzialmente questa era una prima forma, penso, di Instagram del tempo, non lo so, una cosa del genere. Insomma, si cominciava comunque a delineare un certo immaginario e quindi una certa visione delle Alpi, che, ribadisco, non era la visione propria del territorio alpino, della cultura alpina, ma era una visione che veniva importata e quindi si portava dietro un corpus di un bagaglio culturale, diciamo, che non era assolutamente proprio del territorio alpino, e quindi mediava la visione del territorio alpino attraverso dei modelli che non erano alpini, in sostanza. Abbiamo parlato prima di immaginario. L'immaginario alla fine è questo. Io vi ho segnato una delle tante definizioni che potete trovare sui dizionari. È importante però l'immaginario perché quello che vi ho fatto vedere prima, cioè quella costruzione della visione delle Alpi da parte dei primi turisti, nel senso moderno del termine, che hanno viaggiato attraverso le Alpi, è ancora quella che ci stiamo portando dietro. Non a caso, appunto, come vi dicevo, vi ho identificato quella piccola scritta su quell'opera del Settecento, di fine Settecento, perché appunto alla fine l'immaginario con il quale noi osserviamo le montagne è ancora quell'immaginario, assolutamente. Alla fine, la frase che vedete sotto è di una studiosa austriaca, si chiama Verena Winiwarter, è una studiosa di immaginari alpini e ha condensato in questa frase quello che noi facciamo quando andiamo in un territorio come le Alpi, cioè un territorio che è stato sovraccaricato di modelli estetici, filosofici, antropologici e culturali in genere, cioè noi crediamo in ciò che vediamo e quindi quello che noi vediamo lo recepiamo come se fosse una sorta di nostra realtà, che però se viene condivisa diventa un po' una sorta di vox populi, vox dei, insomma una realtà che viene condivisa un po' da tutti, quindi diventa la realtà per antonomasia. Ma appunto, come dicevo prima, quello che noi vediamo è in realtà quello che noi abbiamo in qualche modo introiettato attraverso l'immaginario che ci è stato trasmesso nei
nei decenni, nei secoli precedenti, e quindi un qualcosa che utilizziamo ma che non è materiale nostro, è un materiale che ci è stato in qualche modo portato ad utilizzare per certi motivi che non sono appunto quelli propri dei territori alpini. Da quell'immaginario, da quella prima raffigurazione, prima artistica, poi anche turistica, poi anche in qualche modo immaginifica del territorio alpino, sono nate le prime raffigurazioni artistiche, ma per scopi turistici delle Alpi. E adesso ve ne ho indicate qualcuna, perché già in queste raffigurazioni, che sono quasi tutte dall'inizio del Novecento, quindi più di un secolo fa, si trova tutto quello che noi vediamo e concepiamo quando parliamo di Alpi, ovvero sia in quella più sinistra, quella sul Furka Oberalp, tra l'altro ghiacciaio che riciterò dopo perché è un ghiacciaio particolarmente emblematico per quanto riguarda il cambiamento del paesaggio nel territorio alpino, ci vedete un treno, quindi i trasporti, la tecnologia che comincia a conquistare il territorio alpino. In quello in centro ugualmente la conquista delle vette attraverso la tecnologia, una cosa che ha formato molto il nostro immaginario sulle Alpi, ma non viene mai considerata, eppure è fondamentale, ma è stata praticamente ormai assunta per noi ed è quindi la normalità, è la cosiddetta panoramicizzazione del paesaggio alpino, ovvero sia quando la tecnologia ha consentito di farlo si è cominciato a costruire dei mezzi di risalita, funivie, funicolari e quant'altro che raggiungessero le vette, cioè quello spazio che fino a quel momento era solamente riservato agli alpinisti, cioè il fatto di poter raggiungere una sommità e da lì guardare il mondo verso il basso e non avere niente altro di più elevato intorno, ha contribuito moltissimo a creare l'immaginario che noi poi appunto utilizziamo nel percorrere le Alpi. Lo sci, chiaramente, quindi la fruizione ludico-recreativa del territorio alpino. Due simboli che sono anche in questo caso assolutamente importanti, anche se considerati in maniera abbastanza superficiale, ovvero sia l'Edelweiss, che è il fiore tipico delle Alpi, e quella da parte è praticamente Heidi. Heidi è un altro simbolo tipico che fa riconoscere in tutto il mondo le Alpi, perché se voi andate non solo in Giappone per il famoso cartone animato degli anni 70-80, ma anche in America, anche in Sud America, se voi mostrate Heidi subito dicono che è Alpi, perché viene considerata come la figura in qualche modo culturale rappresentativa delle Alpi, quando poi invece il romanzo di Joanna Spyri era, a parte un mattone terrificante, e poi una cosa molto, molto moralista, molto, perché c'era molto rappresentata la dicotomia tra bene e male, tra sacro e non sacro, insomma, era una cosa abbastanza difficilina, insomma, da spacciare come un qualcosa di elegiaco verso le Alpi, però lo è diventata appunto gioco forza, poi anche appunto per i cartoni animati e quant'altro. Il cervino, altra icona assoluta delle Alpi, anche in questo caso se lo mostrate ovunque, non vi sapranno mai dire dove si trova, però vi dicono, sono le Alpi, poi se gli fate vedere un mondo non vi sanno dire dove sia, però c'è qualcuno che addirittura dice che sia il cervino, ad esempio quello che è raffigurato nel logo della Paramount Picture, quando non credo che sia vero, però insomma c'è anche questa diceria, forse molto messa in giro anche dagli svizzeri per vendere il prodotto cervino ai turisti, insomma. E infine il turismo di massa, perché a un certo punto è arrivata la tecnologia, è arrivato quell'immaginario ludico-recreativo con il quale fruire il territorio alpino, è arrivato il benessere, è arrivato il boom economico, anche se questa ultima locandina degli anni 50 più o meno, però fa vedere insomma quello che poi è diventato il turismo nelle Alpi, ovvero sia un turismo sostanzialmente massificato che non guarda tanto alla qualità del paesaggio, quindi non recepisce tanto il valore culturale del paesaggio, ma recepisce pienamente e forse anche in maniera fin troppo esagerata la matrice turistico, cioè ludico-recreativa dell'andare per territori alpini. Infatti insomma è quello che poi succede ancora oggi. E do un gancio anche a Claudio, perché nell'immaginario è cambiata anche la visione di quello che era l'altrove nell'altrove, ovvero sia i ghiacciai, perché se le montagne, se le vette montane erano un qualcosa di inesistente quasi per i montanari di una volta, figuriamoci i ghiacciai assolutamente non servivano a niente, perché non ci si poteva ricavare niente, non c'era vegetazione, non c'era legname, non c'era niente di niente, la pietra era chiaramente coperta dalla massa glaciale, quindi erano addirittura considerati degli ambiti nei quali
vivevano i mostri, i demoni, le creature più bizzarre, più pericolose. Infatti quella è una raffigurazione di metà Settecento, più o meno dei ghiacciai, appunto vedete il drago di ghiaccio che scende verso valle. In effetti era così, perché quando poi i ghiacciai avanzavano, mangiavano molto spesso i territori coltivabili e montanari, per cui veramente i montanari li vedevano come una sorta di mostro glaciale che si mangiava la possibilità di sussistenza in quei territori. Però nel giro di tre secoli più o meno siamo passati dal drago che mangia i territori montani a sciarci sopra il suo corpo alla fine, cioè alla turistificazione estrema o alla mercificazione, se così preferite, addirittura dei ghiacciai, cioè proprio delle parti sommitali della montagna, cioè di quelle parti che assolutamente non potrebbero servire ad altro, ma che noi uomini tecnologici dal XIX-XX-XXI secolo abbiamo trovato il modo di vendere come bene di consumo attraverso appunto lo sci e, ribadisco, il turismo di massa. E qui passo la palla a Claudio. Grazie. Vuoi dire qualcosa tu? Cambio velocissimo. Perfetto. Grazie mille Luca, molto molto interessante. Allora io faccio invece uno zoom out un attimo, siamo sulla cima delle montagne, adesso facciamo un salto fuori dalla Terra e questo è quello che vedremmo se fossimo su una navicella spaziale come il nostro Luca Parmitano in orbita nello spazio. Vediamo il nostro pianeta da lontano e vediamo che è principalmente un pianeta blu. Pianeta pieno di acqua, il 70% delle terre emerse, tutte le terre sono ricoperte da acqua. Eppure un sistema anche interconnesso, è composto da quattro sistemi fondamentali, che sono la geosfera, cioè tutto ciò che è terra, l'idrosfera, l'atmosfera e la biosfera. E tutti questi quattro sistemi sono interconnessi tra di loro, si scambiano informazioni, si scambiano cose. E sembra che tutto sia lì fermo, come l'avevamo lasciato ieri e come siamo sicuri che ci sarà anche domani. Eppure se ci fermassimo un attimo a pensare e a riflettere, ci accorgeremmo che in realtà questo cambiamento sta avvenendo e in parte lo stiamo anche producendo noi con le nostre azioni. Ma come facciamo a capire qual è questo cambiamento? Attraverso quello che è il vivo della nostra Terra, ovvero questi quattro grandi archivi, che sono: il primo sono gli anelli degli alberi, il secondo sono i coralli che trovate a Bahamas, qui in zone tropicali. Il terzo sono i livelli di fango solidificati che diventano rocce, vengono chiamati valve, e infine c'è la criosfera, quindi tutto ciò che è glaciale, ghiacci, la neve. E perché questi sono un archivio? Perché ci raccontano quella che è la storia del nostro pianeta. Quindi all'interno di questi archivi noi possiamo trovare la temperatura in un certo periodo geologico, quali sono state le oscillazioni del livello del mare, come per esempio la CO2 o altri componenti hanno influenzato quelli che sono quello che è la nostra terra. E come si forma un ghiacciaio? Vi ho messo qua quella che è un po' la ricetta per formare il ghiaccio, quindi come si passa dalla neve al ghiaccio. Bisogna prendere un po' di neve, un cristallo, quindi una nevicata, tipo quella che sta facendo in questi giorni sulle nostre Alpi, aggiungere sopra altre nevicate, possibilmente il più possibile, aumentare così la pressione di tutti gli strati, completare tutto e lasciare lì per un po'. Ma quant'è questo po'? Questo po' è almeno 2 anni. Quindi c'è bisogno di che la neve rimanga sul ghiacciaio almeno per 2 anni. Ecco perché quando vi dicono quest'inverno ha nevicato tanto, non è purtroppo questo il caso, ma negli anni passati dicevano quest'inverno ha nevicato tanto, sicuramente i ghiacciai stanno bene. Non è sempre così, perché bisogna lasciare lì la neve almeno 2 anni. Quindi se l'estate è particolarmente calda e la neve si scioglie tutta, ecco che il mio ghiacciaio non ha ottenuto nessun beneficio, non ha ottenuto niente in più dalle nevicate invernali. La neve però ovviamente non c'è solo sulle nostre Alpi, quindi uno dice i ghiacciai alpini magari sono un po' in difficoltà, stanno soffrendo, però la neve e il ghiaccio, soprattutto nelle zone polari, stanno bene e non ci sono problemi. In realtà questo non è vero, questa carta della NASA rappresenta quelle che sono le aree glacializzate del nostro pianeta. Vedete che le Alpi sono solo una piccola piccola parte di tutto ciò che è il glaciale del mondo, che principalmente è concentrato ovviamente in Antartide, Polo Sud e nella parte artica, quindi al Polo Nord. E vedete che il volume di ghiaccio totale è molto, sono 158.000 km3 di ghiaccio. Pensate a sciogliere tutto questo ghiaccio, quanto il livello del mare si innalzerebbe se si sciogliesse tutto. Ovviamente questo non sarebbe possibile, ma se capitasse questo potrebbe essere sicuramente
un gran problema. Non solo, il ghiaccio non è solo visibile, quello che noi vediamo quindi con la neve o camminando sui ghiacciai alpini, ma è anche nascosto, è quello che viene chiamato permafrost, ovvero il ghiaccio all'interno del suolo che deve rimanere ghiacciato per tutto l'anno però, ed è quello che provoca solitamente i crolli nelle Alpi, nelle zone dolomitiche, perché il permafrost tiene insieme i grani di roccia, poi però si scioglie perché fonde, anzi, quindi durante l'estate le temperature alte penetrano all'interno della roccia e provocano la sua fusione, e quindi poi si staccano queste enormi frane che vanno a colpire anche i paesi o comunque i percorsi turistici, soprattutto estivi. Ormai non più solo nelle Dolomiti, purtroppo. Purtroppo non più solo nelle Dolomiti, esatto, ormai un po' dappertutto. Molti hanno questo problema, sono assolutamente esatto. E pian piano si stanno lasciando andare, e poi ovviamente questo implica un sacco di costi in più per dover rimettere a posto, riconsolidare, rimettere, magari cambiare la posizione del rifugio stesso, quindi assolutamente. E come facciamo ad andare a studiare il ghiaccio? Attraverso quelle che sono chiamate carote di ghiaccio, che non sono delle carote dell'S lunga ghiacciate nel congelatore di casa, ma sono dei cilindri di ghiaccio che vengono estratti dal mio ghiacciaio. Come? Qui vedete questa bellissima animazione dove vedete la neve che si deposita, forma tanti strati. Poi attraverso un macchinario io estraggo la mia carota di ghiaccio, questo cilindro, e vado ad analizzare quello che c'è all'interno, quindi le bollicine d'aria che sono contenute all'interno e tutta una serie di altri elementi. Ed ecco qua una piccola sezione di questo cilindro, di solito con dimensioni che variano dagli 8 ai 10 cm, quindi non vi immaginate grandi cilindri di ghiaccio, ma sono grandi così praticamente, quindi abbastanza piccoli. Questi cilindri vengono analizzati dove? Ad esempio nel nostro laboratorio a Milano Bicocca, che si chiama Eurogold Lab, Euro perché è europeo, comunque fa parte di un consorzio europeo, Gold perché fa freddo. Abbiamo due camere che sono una meno 20, una meno 5, una meno 30 e possiamo arrivare a meno 50 gradi. Quindi vedete che fa abbastanza freschino, diciamo che siamo sempre vestiti col piumino un po' tutto l'anno. E nel nostro laboratorio cosa facciamo? Prendiamo queste carote che abbiamo portato giù dai ghiacciai, le tagliamo e le analizziamo e facciamo diverse analisi. Sì, e quindi adesso vi porto a fare un breve giro all'interno del nostro ghiacciaio, del nostro laboratorio, a vedere un po' quelli che sono i progetti che stiamo vedendo in questi giorni. Vediamo se funziona soprattutto l'audio. Far luce sul clima del passato e tracciare una via per predire il futuro è possibile grazie ai ghiacciai, veri e propri archivi naturali che racchiudono nei loro strati la storia climatica e anche le risposte per capire il clima del futuro. È grazie allo studio delle carote estratte da Antartide ad Amello, condotto nel laboratorio Eurocold di Milano Bicocca, che si stanno svelando i segreti del ghiaccio, come ci spiega il coordinatore Walter Maggi. Aprile del 2021 è stato perforato il ghiacciaio più profondo d'Italia, il ghiacciaio dell'Adamello. Abbiamo fatto una perforazione di 220 metri di profondità, ci ha permesso di recuperare del ghiaccio che probabilmente ha un'età fino a circa 1000 anni. Ma la cosa interessante è che si trova esattamente in mezzo alle Alpi, alle Alpi italiane specialmente, ed è un ghiacciaio che permette di archiviare non soltanto informazioni climatiche, ma anche informazioni ambientali. Entro, diciamo, un cerchio di 200 km dall'Adamello ci sono tra le zone più industrializzate del nostro pianeta, e quindi sicuramente è un posto dove le informazioni che vengono archiviate sono informazioni strategiche per comprendere come si è evoluto il nostro sistema ambientale. Questo ghiacciaio ci permette di avere una base su quale fare eventualmente degli scenari futuri per riuscire a capire come ciò che c'è stato come passato, come impatto sui nostri ghiacciai passati, può dopo influenzare il nostro recente, in questo caso futuro. L'Antartide è il più grande archivio di informazioni climatiche che abbiamo sul nostro pianeta. Due progetti coinvolgono il nostro laboratorio. Il primo è un grande progetto internazionale, si chiama Beyond Epica, e cioè stiamo cercando di perforare il punto dove probabilmente ci sono 1,5 milioni di anni
di ghiaccio e quindi di storia climatica del nostro pianeta. Abbiamo la possibilità di capire con precisione quali sono le frequenze con cui il nostro sistema climatico si è mosso nel passato e chiaramente si muoverà anche nel futuro. L'altro è un progetto invece di carattere, chiamiamolo ambientale. Vicino alla base italiana di Mario Zucchelli c'è un vulcano, oltre 3.000 metri di quota. Nel ghiaccio troviamo i livelli vulcanici. Datare il ghiaccio ci permette di sapere quando queste eruzioni sono avvenute e in effetti lo studio sarà proprio quello di capire qual è stata la frequenza delle eruzioni vulcaniche del Monte Melbourne che è avvenuto nel recente passato. E questo è un po' quello che facciamo nel nostro laboratorio. Avete visto che oltre alle due camere ci sono tutta una serie di strumenti che servono per fare queste analisi. Noi ci occupiamo principalmente di fare l'analisi del particolato atmosferico all'interno delle crosse di ghiaccio. Quindi andiamo a vedere quella che è, ad esempio, la polvere minerale. Quando a Milano o qua nevica, piove rosso sulle vostre macchine, quindi trovate quella piccola patina rossastra, quella è la sabbia del Sahara, che proviene dal Sahara. E la stessa si trova all'interno mia neve o del mio ghiaccio e quindi posso andare a studiarla e vedere quando ci sono stati questi eventi, di che entità sono stati e anche datare quindi il pezzo di ghiaccio dal quale l'ho estratto. Oppure ci sono anche i livelli vulcanici, perché se io ho un'eruzione vulcanica ad esempio in Giappone o in altre aree del mondo, questi piccoli vetri vulcanici vengono portati dalle correnti atmosferiche anche alle nostre latitudini. Piove, nevica e quindi si depositano sul mio ghiacciaio e quindi le trovo intrappolate all'interno del ghiaccio. Ecco che quindi andando a studiare queste, sia le polveri sia anche altri inquinanti ad esempio, possiamo andare a capire qual è la storia del ghiacciaio. E per farlo appunto abbiamo bisogno di tanti strumenti, avete visto quelli in alto e la linea in continuo, quindi noi fondiamo la carota e andiamo ad analizzarla man mano che fonde senza perdere neanche una gocciolina di acqua. Oppure facciamo uno scanner, quindi come la vostra stampante che fa uno scanner della superficie delle foglie, noi lo facciamo nello stesso modo della superficie del ghiaccio, in modo tale da avere un record di immagini ad altissima risoluzione per vedere effettivamente se c'è qualcosa di visibile o qual è la struttura del mio ghiaccio. Oppure l'analisi con la luce ultravioletta, che è quella per vedere la struttura del ghiaccio. E cosa c'è all'interno? Se noi prendiamo ad esempio l'aria intrappolata all'interno delle mie carote di ghiaccio e andiamo a fare un'analisi, possiamo vedere, questa è un'animazione, che vi mostra le percentuali di CO2, quindi del clima alterante principe un po' del nostro periodo. Quindi come questo è cambiato nel corso della storia. Siamo partiti dal 1900 praticamente e pian piano raggiungeremo i giorni nostri. Vedete che si sta sempre più alzando man mano che arriviamo verso i giorni nostri. Queste oscillazioni su e giù che vedete abbastanza cicliche, che sono rappresentate anche da questo grafico, è un po' quello che viene definito il respiro della Terra. Quindi sono le oscillazioni dovute alla vegetazione. Vegetazione che inverno assorbe un po' di meno e invece d'estate assorbe di più perché rilascia più CO2 e quindi questo è proprio il respiro del nostro pianeta. Però vedete come siamo partiti dal 1980, stiamo arrivando ai giorni nostri e la concentrazione di CO2 sale sempre di più e sale anche in questo grafico, quello vedete proprio in modo esponenziale praticamente. E vedete che tutti i pallini che si stanno formando sono tutte le stazioni di misura, quindi da un dato in cui abbiamo poche misure del 1980 abbiamo tantissime misure ai giorni nostri. Però queste sono le stazioni, poi più indietro come facciamo ad arrivarci? Ci arriviamo attraverso quelli che sono appunto gli archivi, quindi nel nostro caso attraverso le carote di ghiaccio. E questi sono i dati ottenuti analizzando le carote di ghiaccio, sia in ambito alpino ma anche in Antartide, e vedete che le concentrazioni che abbiamo raggiunto, che ormai sono oltre 420 parti per milione, non le abbiamo mai raggiunte nel corso della nostra storia geologica negli ultimi periodi. Questo perché proprio l'uomo, con la sua azione, con le sue abitudini, con l'industrializzazione, sta alterando, sta cambiando questo ritmo praticamente. Vedete che stiamo sempre più andando indietro nel tempo e tutti questi dati, soprattutto questi, vengono presi da quelle che sono appunto le carote di ghiaccio. Bene, vi porto giusto per un attimo, giusto per vedere come stanno i ghiacciai alpini, oltre ai ghiacciai alpini, come stanno i ghiacciai polari in Artico, quindi nella parte a
l'evoluzione del ghiaccio al polo nord, partendo da 2002 fino ad arrivare più o meno ai giorni nostri, 2016 comunque, più o meno ai giorni nostri. Vedete che man mano che la mia animazione diventa dei colori del rosso arancione, sto perdendo grandi quantità di ghiaccio. Quindi vedete, siamo partiti da una carta che era tutta bianca e siamo arrivati ai giorni nostri dove una buona porzione di questo ghiaccio è sparito e ha lasciato il posto a una parte arancione, in questo caso all'acqua dell'oceano. Quindi in questo caso tutto ciò che nella Groenlandia si è sciolto è andato a finire nei nostri mari. E lo stesso voi direte, ma l'Antartide sta bene, tanto il polo sud è un continente totalmente glacializzato, non ci sono questi problemi. E invece vediamo che mentre fino agli anni 2000 più o meno si era mantenuto abbastanza stabile il livello, con una certa decrescita ma non così forte, dal 2000 ai giorni nostri questa decrescita è ancora maggiore. Quindi anche in questo caso, soprattutto le aree costiere, che sono quelle più sensibili, vanno incontro a quelli che sono i cambiamenti climatici, quindi a questo global warming, a questa riduzione del nostro ghiaccio. Riduzione che, voi tenete presente, queste riduzioni qua si quantificano in diverse piscine olimpioniche, quindi un volume di acqua estremamente elevato. E appunto abbiamo parlato di Beyond Epica nel video. Beyond Epica è questo progetto che è partito 2 anni fa ormai, che vuole andare a realizzare il più profondo canotaggio, quindi la più profonda perforazione in Antartide mai realizzata. Epica era stata l'ultima, Beyond Epica vuole andare oltre, vuole arrivare fino a 1,5 milioni di anni fa, quindi indietro nella storia geologica fino a 1,5 milioni di anni più o meno. Le perforazioni stanno andando in questi anni, ovviamente essendo in Antartide si lavora solo d'estate, quindi l'estate che per noi è l'inverno, perché siamo dall'altra parte del mondo, quindi al contrario, nei 3 mesi estivi, che sono i 3 mesi dove c'è luce, ci sono delle temperature accettabili che sono intorno ai meno 20, meno 30, meno 40, anche se c'è vento meno 50, quindi queste sono le temperature un po' che si trovano nel campo durante la perforazione. E questo proprio sempre per studiare la Terra. Ma non solo, ed ecco che torniamo sulle nostre montagne. Qualche anno fa è stato realizzato anche un canotaggio al K2, quindi all'Everest, e questa immagine è stata realizzata dalla National Geographic, che ha portato un team di scienziati e di ricercatori, diciamo, alpinisti, a quello che è il Colle Sud, e hanno fatto un canotaggio di 10 metri, quindi non tantissimo, però dovete immaginare la quota, siamo oltre gli 8.000 metri, siamo 8.200 più o meno. La difficoltà di portare l'attrezzatura a quella quota e la difficoltà anche di respirare, quindi la carenza di ossigeno, la carenza di forze anche nel fare questo canotaggio, è stato il canotaggio più in quota mai realizzato fino ad adesso. E lo stesso ed è la freccina gialla. Nella freccina rossa invece vedete dove hanno installato le 2 stazioni atmosferiche più alte in quota, quindi anche in questo caso per vedere quali erano le oscillazioni o comunque i cambiamenti che si hanno anche alle quote himalayane. E cosa si è visto? Si è visto che anche i ghiacciai himalayani non stanno bene, anche loro hanno avuto un ritiro e una diminuzione che in pochi anni, anzi, cioè ha portato a una riduzione del ghiaccio di circa 50 metri, quindi una quantità abbastanza elevata. E lo stesso lo troviamo nelle nostre Alpi, eccoci tornati nel ghiacciaio del Trobio, qua siamo in Bergamasca. Questa è una foto che è stata scattata nel 1935, quindi un bel po' di anni fa, e vedete che il ghiacciaio bene o male stava abbastanza bene. Questa è una foto del 2017, il ghiacciaio praticamente è scomparso. Questo vi faccio rivedere. Il confronto qua c'è un po' e qui completamente se n'è andato, c'è solo un po' di nevaio e di poco altro. Lo stesso è il nostro mantone, questo è il ghiacciaio dell'Adamello, e anche in questo caso abbiamo un'importante riduzione. Qua siamo nel 2018, vedete come si è assottigliato e come si stanno creando questi grandi inghiottitoi, questi grandi laghi alla fronte del ghiacciaio, che non fanno altro che a loro volta sciogliere e fondere più acqua, e quindi ha perso 55 metri di spessore in 14 anni, quindi una grande quantità di ghiaccio che si è persa e che è andata a finire nei nostri fiumi e poi nel nostro mare praticamente. E questo è un piccolo video che è stato realizzato dal Servizio Glaciologico
dove abbiamo installato diverse fotocamere che quindi hanno permesso di realizzare un time lapse nel corso delle ultime stagioni, e vi faccio vedere un po' quella che è l'evoluzione del ghiacciaio negli ultimi anni praticamente. Siamo a luglio dell'anno scorso, praticamente nel 2022. Vedete che in un'estate, questa è praticamente la fusione del ghiaccio in un'estate, quindi luglio, agosto, inizio di settembre. In 3 mesi, praticamente, un po' accelerata, questa è la fusione che c'è stata in quest'ultima estate, che è stata un'estate molto calda, che ha portato problemi non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista alpinistico e della sicurezza in montagna. E questa è un po' l'evoluzione invece dal 2019, qui siamo all'inizio della stagione estiva del 2019, fino appunto all'ultima stagione, che è quella dell'anno scorso. E vedete come la fronte si ritira in modo spaventoso e l'acqua finisce in gran parte del lago che c'è davanti alla fonte, e poi a finire ovviamente nei fiumi che defluiscono verso valle. Perché pian piano addirittura qui era stata posta una telecamera per vedere bene la fonte su questo masso, e nel 2021 mi sembra collasso del ghiaccio della fronte praticamente ha provocato un'onda d'oma nel lago che l'ha completamente buttata per terra e praticamente non ce l'abbiamo più. Vedete che questi sono gli spessori di ghiaccio che si sono persi nel corso degli anni, quindi nell'ordine dei 5-6 metri ogni anno. E in 4 anni abbiamo 25 metri in meno di ghiaccio che se ne sono andati praticamente. Quanto è stato in 10 secondi, molto più accelerato, proviamo a vedere bene appunto l'involuzione in questo caso dei nostri ghiacciai. E questi sono solo alcuni degli esempi che vi posso portare. Ce ne sono tanti altri, ce ne sono. Se noi andiamo su ogni ghiacciaio alpino, italiano e anche i versanti francesi e svizzeri, ognuno di questi ha le sue problematiche, ognuno ha un gran ritiro, e quindi noi quello che stiamo facendo è modificare l'ambiente, perché stiamo accelerando un ciclo che era naturale, quindi alto e basso della temperatura che era naturale, lo stiamo portando a un livello innaturale, quindi più antropico. Perché stiamo proprio accelerando questo processo, immettendo grandi quantità di gas climalteranti all'interno dell'atmosfera praticamente. E adesso rilascio la parola a Luca, intanto faccio il cambio. Grazie Claudio. Quello che avete visto adesso riguardo ad esempio al ghiacciaio di Fellaria è assolutamente emblematico anche di quello che adesso vi cercherò di raccontare, ovvero sia a Fellaria, come in tutti gli altri luoghi alpini dove è in corso una forte deglaciazione, non si sta solamente fondendo un ghiacciaio, quindi non si sta solamente perdendo un elemento geografico fondamentale per la riconoscibilità di quel territorio e quindi per elaborare un certo paesaggio derivante da quel territorio. Ma si sta veramente formando un altro territorio, perché ad esempio a Fellaria si è formato questo grande lago proglaciale che fino a 15 anni fa credo non ci fosse. Sì, c'era magari qualche pozza dove allora era posizionata la fronte, però non c'era questo grandissimo lago che veramente adesso, se ci si va su e lo si osserva, ha creato un nuovo paesaggio, quello che noi intendiamo come paesaggio appunto, un qualcosa che prima non c'era. E quindi questo vi fa capire come il cambiamento climatico, e quindi il cambiamento del territorio alpino, sta creando veramente anche un nuovo paesaggio e quindi una nuova
percezione del territorio stesso e quindi anche una relazione diversa che noi possiamo avere con quel territorio e con quel paesaggio che noi elaboriamo attraverso la visione e poi attraverso la mediazione del nostro bagaglio culturale che ci portiamo appresso per riconoscere quel territorio. L'immaginario di cui vi parlavo prima è sostanzialmente il prodotto di questi due elementi fondamentali, il territorio appunto e il paesaggio. Quando noi andiamo in montagna e osserviamo un po' il panorama e ci dilettiamo appunto dalla visione, dalla bellezza di quello che vediamo, facilmente affermiamo qualcosa come che bel paesaggio. L'affermazione è assolutamente corretta dal punto di vista, come dire, culturale e a livello appunto di immaginario. In realtà però quello che noi stiamo osservando non è il paesaggio, quello che noi osserviamo è il territorio, cioè la forma di quello che noi abbiamo di fronte ed è quello che viene in qualche modo assimilato attraverso i nostri sensi. Il paesaggio, come dicevo prima, è l'elaborazione culturale di quello che noi vediamo, cioè del territorio, mediata attraverso gli strumenti culturali che noi possediamo, il nostro bagaglio culturale, oltre che ovviamente dalla nostra predisposizione emozionale, delle nostre emozioni, insomma. La dicotomia sembrerebbe banale, in realtà però è fondamentale perché è quella su cui si basa appunto la concezione del territorio alpino dal punto di vista culturale, ma anche proprio dal punto di vista politico e la gestione dei territori alpini. Ed è sostanzialmente quella stessa antitesi che possiamo trovare tra i termini economia ed ecologia, che in origine erano praticamente fratello e sorella, o comunque insomma erano fraterni nella etimologia originaria, perché entrambi hanno quel prefisso, cioè eco, che deriva dal greco oikos, cioè casa, e quindi l'economia era la gestione pratica della casa e l'ecologia era la conoscenza della casa. Ed erano due elementi che dovevano andare insieme per fare in modo che la casa venisse gestita al meglio e venisse conosciuta al meglio, ma anche proprio a livello di gestione pratica, insomma. È praticamente quello che succede con il territorio e con il paesaggio, che dovrebbero andare insieme per fare in modo che la nostra percezione e la nostra comprensione di esso sia compiuta, e che invece molto spesso non accade perché appunto abbiamo fratto questi due termini e le due accezioni relative per motivi prettamente legati appunto a un immaginario che ha voluto comunque concepire i territori alpini in maniera soprattutto legata ai canoni estetici e ai canoni ludico-recreativi, quindi legati a una certa forma di commercializzazione, diciamo così, dei territori alpini. La stessa dicotomia la possiamo trovare ad esempio tra tecnica e cultura. La frattura che c'è stata tra pensiero tecnologico e pensiero umanistico è una delle cose che più ha creato danni nel paesaggio e nei territori, ed è però alla fine quello che molto banalmente troviamo nel rapporto tra il braccio e la mente, cioè il braccio fa un'azione che però per essere proficua, per essere benefica, deve essere legata a un pensiero, deve essere guidata da un pensiero. Se non c'è il pensiero, probabilmente il braccio compierà un'azione che finirà per essere deleteria, insomma. Il paesaggio in realtà, come dicevo prima, è un prodotto meramente culturale e quindi è legato a quello che noi abbiamo in mente. Come scrive bene Lucius Burckhardt, che è stato un grande sociologo dell'urbanismo svizzero, appunto diceva che il paesaggio è un costrutto, è un termine tecnico che definisce il fatto che appunto sia non qualcosa che definisce appunto il territorio, ma che dobbiamo trovare dentro noi stessi, perché siamo noi che lavoriamo il paesaggio. Ribadisco, è una cosa fondamentale, perché se noi concepiamo, sappiamo concepire in maniera compiuta il paesaggio, cioè ricaviamo un valore culturale, prettamente culturale, dal territorio che osserviamo, riusciremo innanzitutto a viverlo meglio, riusciremo a meglio relazionarci con il territorio, riusciremo a salvaguardarlo e riusciremo anche a fare in modo che si possano creare delle evoluzioni del territorio stesso, quindi anche delle progettualità dal punto di vista politico, gestionale, amministrativo, tecnologico, anche turistico, che però porteranno dei vantaggi al territorio stesso, perché comunque riusciranno a mantenere in qualche modo intatto il valore culturale del paesaggio che si ricava da quel territorio. A livello di antropologia culturale, adesso non vorrei usare termini troppo difficili, però insomma per capirci, la montagna in particolare è sicuramente un luogo, cioè uno spazio sul quale l'uomo è intervenuto e ha in qualche modo costruito su quel luogo, su quello spazio, un significato culturale attraverso la sua
permanenza in esso attraverso la sua relazione con lo spazio stesso, attraverso la cosiddetta territorializzazione, cioè come ha trasformato il territorio per lo spazio per fare in modo che diventasse funzionale alla sua presenza, quindi creando quello che è appunto il luogo. Il luogo essenzialmente è uno spazio che viene dotato di un'identità. L'identità siamo noi a darla al luogo, quindi è l'uomo stesso con la sua permanenza, ma anche con la permanenza temporanea, cioè anche il turista quando visita un luogo in realtà crea una relazione con esso, quindi dà un significato personale al luogo e quindi gli dà un'identità. Ribadisco, se il visitatore, il turista, il fruitore di questo luogo, di questo spazio è in possesso degli strumenti culturali adatti per fare in modo di relazionarsi con esso, sicuramente riuscirà a ricavarne un valore culturale che dà valore, appunto, valorizza veramente il luogo e non che lo banalizza come spesso accade. Quando appunto questi significati sono in qualche modo si legano in maniera benefica, in maniera fruttuosa con il territorio, si parla di superluogo, cioè un luogo che appunto è dotato di un'identità definita, di un valore culturale definito e quindi diventa un marcatore referenziale, cioè uno spazio che noi identifichiamo come importante per quel territorio in cui si trova. È il caso ad esempio del centro abitato, cioè il centro abitato è abitato appunto, quindi è un luogo di vita, di relazione con il territorio, è un marcatore referenziale. Quando l'abitato diventa, cioè, o meglio, viene sovraccaricato dei significati, diventa un iperluogo, cioè un qualcosa che va oltre la sua stessa natura identitaria, la sua stessa accezione di marcatore referenziale del territorio, diventa qualcosa che probabilmente crea anche dei problemi. È il caso ad esempio dei centri turistici molto sviluppati dal punto di vista urbanistico. Palazzoni, condomini, cose che non c'entrano molto col territorio, rendono un luogo una sorta di iperluogo perché viene sovraccaricato di significati appunto ed è anche lo stesso turismo di massa che sovraccarica il luogo di significati. Il caso ad esempio del ghiacciaio sul quale vengono piazzati degli impianti sciistici lo fanno diventare un iperluogo perché su un elemento geografico che non sarebbe adatto a fare quello viene in qualche modo territorializzato, funzionalizzato per lo sci estivo e quindi gli viene attribuita una identità che non sarebbe la sua. Può essere giusto, può essere sbagliato, comunque questo è dal punto di vista del valore culturale del luogo. Tant'è che a volte il sovraccarico diventa talmente esasperato che un luogo, anche come la montagna, che in realtà ha molto carico di identità, può diventare un non luogo. È appunto il caso di certe stazioni turistiche che una volta venivano definite di schi totale, ovvero sia quelle stazioni che sono state edificate ex novo prettamente per la fruizione turistica. Il caso ad esempio originario italiano è quello del Sestriere. Sestriere, come noi lo vediamo oggi, non esisteva fino agli anni 30, è stato esclusivamente creato per fare in modo che la gente ci andasse a sciare. Lì non c'era niente, sono stati creati questi palazzoni, le famose torri cilindriche, tutto quello che gli va intorno, le funivie che hanno raggiunto le quattro vette principali dell'altopiano. Gli è stata data un'identità che però non era un'identità propria del luogo e del paesaggio che lì si trovava. In qualche modo è stato commercializzato il territorio, per cui gli è stata data una funzione non sua, non propria. Si può recuperare però da questi, chiamiamoli danni, che sono stati creati da una certa fruizione esasperata dal punto di vista antropico del paesaggio, recuperando quei valori culturali, quell'identità propria del luogo che lo rendono veramente consono e relazionato al territorio in cui si trova. È il caso appunto di quando un luogo viene recuperato alla sua storia, alla sua tradizione, anche alla sua possibilità di sviluppo, ma comunque coerente con il territorio in cui si trova. È il caso del neoluogo, cioè ad esempio sta succedendo che alcune ex stazioni sciistiche che per motivi climatici non lo sono più perché non si può più sciare in quanto non nevica più, in quanto fa troppo caldo, in quanto comunque lì gli impianti sono falliti appunto perché non potevano più essere sostenuti economicamente, vuoi per i cambiamenti climatici, vuoi per il cambio dei costumi, per i costi eccessivi e quant'altro, sono tornati in qualche modo a essere quel luogo che erano prima della fruizione commerciale del territorio stesso. Cito un caso ad esempio che per me
è un caso di studio in quanto ne ho anche scritto su un libro che ho realizzato, cioè il caso di Piani di Artavaggio, ex stazione sciistica in Valsassina, sulle montagne del Lecchese, che dagli anni 90 è fallita dal punto di vista appunto della fruizione turistica e in maniera praticamente automatica è tornata ad essere un luogo frequentato da quelle persone che amano i luoghi non troppo, le località non troppo turisticizzate. Quindi senza neanche fare troppo marketing, senza fare chissà cosa, si è tornati ad avere un grande afflusso di turismo in quel luogo senza bisogno di quello che era considerato il motivo fondamentale per fare in modo che un turista ci andasse, ovvero sia appunto gli impianti sciistici. È diventato un non luogo. Luca, speriamo che rimanga così. Speriamo che rimanga così, perché sì, ci sono progetti di ricostruzione di impianti sciistici che stiamo cercando di avversare in tutti i modi, e se non riusciremo a farlo dal punto di vista culturale passeremo alla dinamite e facciamo prima. Non avete sentito niente. A proposito di ghiacciai che non ci sono più, come quelli che ad esempio ha fatto vedere prima Claudio, questo è un esempio assolutamente emblematico nelle Alpi, è il ghiacciaio del Rodano, il Rhone Gletscher, che si trova praticamente a cavallo tra Vallese e Canton Grigioni, cioè vicino al Passo del Furca e prossimo anche al Grimsel Pass. Praticamente se voi salite dal lago Lemano e volete tornare verso il Gottardo, passate davanti a quello che una volta era il letto del ghiacciaio del Rodano. Nell'immagine di sinistra lo vedete intorno al 1900 com'era, nell'immagine di destra lo vedete com'era nel 2020. È sostanzialmente sparito il ghiacciaio, però guardatelo dal punto di vista paesaggistico. Cioè, capite bene che è tutto un altro paesaggio, cioè quella montagna che voi potevate vedere se passavate di lì all'inizio del Novecento, passandoci in questi anni la riconoscete come una montagna totalmente diversa. Se non fosse per il profilo delle montagne dietro, che però bisogna conoscere per poterle identificare, facilmente non lo riconoscereste più, in sostanza. Tant'è che potrebbe benissimo essere che tra qualche anno, continuando il ritiro e quindi poi continuando, o meglio, facendo in modo che quello che era una volta il letto glaciale, cioè quella parte che adesso è ancora pietrosa, verrà sicuramente colonizzata da vegetazione e quant'altro, per cui a breve, ma nel senso entro qualche anno, potremmo arrivare a un caso del genere, cioè dove c'era una lingua glaciale, questa va bene, è una cosa che ho fatto io molto rapidamente, un'elaborazione grafica che ho fatto io, potremmo vedere un prato verde oppure un accenno di bosco, magari tra qualche anno ancora un bosco vero e proprio, cioè una montagna totalmente diversa e ne ricaveremo quindi un paesaggio totalmente diverso e ricavando un paesaggio diverso ne ricaveremo anche una relazione diversa con questo paesaggio, quindi quello che noi avremmo identificato una volta come un luogo simbolico per certi versi rispetto a quel territorio, lo potremmo identificare come dotato di altre simbologie totalmente diverse e questo ci fa cambiare completamente il nostro rapporto, la nostra relazione con quel territorio, perché non avendo più il soggetto identitario per qualche modo di quel territorio, di quel luogo, cioè il ghiacciaio, diventa un luogo sicuramente molto più anonimo, perché sarà uguale a molti altri luoghi deglacializzati, riconquistati dalla vegetazione. Mettiamo appunto il caso che lì ci venga un bel bosco, diventerà uguale a milioni di altri versanti simili, per cui non lo riconosceremo più come un luogo identitario per tutte le Alpi, ma come un luogo assolutamente banale, ordinario, rispetto a molti altri. Chiaramente quindi passandoci davanti non lo vedremo magari neanche più, perderemo quella capacità di valorizzare quel luogo, di dotarlo di un certo valore culturale che fino a quando c'era il ghiacciaio era possibile identificare ed elaborare. Questo è un altro luogo assolutamente simbolico dal punto di vista della fruizione turistica, è il ghiacciaio del Presena in Adamello, cioè dall'altra parte rispetto al Mandrone che abbiamo visto prima nelle slide di Claudio. Ecco, da questa parte a sinistra si vede com'era più o meno fino agli anni 90, cioè un ghiacciaio dove abitualmente si sciava d'estate, da maggio fino a ottobre, e anzi poi a ottobre ricominciava subito la stagione invernale, per cui non c'era soluzione di continuità, si continuava a sciare continuamente sul Presena.
è diventato quello che vedete a destra. Questa è un'immagine pubblicata io dalla webcam di fine luglio. È diventato praticamente uno scheletro di ghiacciaio, tra l'altro coperto dai teli geotessili, che sono un altro elemento di controversia nella gestione dei ghiacciai contemporanei, perché a volte vengono ritenuti un fattore di salvaguardia. Diciamo, le ghiacciaie in realtà non stanno salvaguardando nulla, stanno solamente cercando di salvare il commercio che si fa lì, ovvero sia il fatto di continuare a rendere quella lingua glaciale residua una pista di sci, in sostanza. Per cui il ghiacciaio, come vedete, non si è assolutamente salvato, si è salvata solamente quella stretta lingua che sale fino alla cima Bresena, dove ci passa la pista di sci, in sostanza. Cioè, si è salvato il turismo, si è cercato di salvare il turismo, anche se secondo me non si salverà neanche più tanto quello. Però anche qua capite che se ci salivate a fine anni 90, comunque fino a quando c'era il ghiacciaio del Presena propriamente detto, vedevate il paesaggio sulla sinistra, adesso vedete il paesaggio sulla destra. Se ci portate qualcuno a vederlo com'è adesso e gli mostrate l'immagine di sinistra, difficilmente lo riconoscerà come lo stesso luogo, perché è totalmente cambiato. Adesso è quasi praticamente tutta roccia, per cui è diventato un altro paesaggio, è diventato un altro luogo rispetto a quello che era prima, quindi è diventato un altro ambito con il quale relazionarci in maniera diversa rispetto a quello che era prima. E qui ripasso la parola a Claudio, poi vado avanti. Rifacciamo il cambio. Se qualcuno ha domande, si possono anche fare, non è evitato. Eccoci. Allora, grazie mille Luca. Allora, esatto, adesso parliamo un po' di quella che è anche l'interazione tra l'uomo e questi cambiamenti che stanno avvenendo sulle nostre montagne. Vi ricordate l'inverno dell'anno scorso? Quanti di voi sono andati in montagna convinti di sciare e trovare un sacco di neve? In realtà sono andati in montagna e hanno trovato le piste e l'erba di fianco alle piste, quanti l'hanno fatto. Ecco, perché l'anno scorso è stato un inverno estremamente poco produttivo dal punto di vista della neve, e questo ha portato sicuramente un problema a livello economico, perché tutto ciò che hanno dovuto sparare di neve artificiale con i cannoni per fare le piste su cui noi andavamo a sciare, ovviamente ha un impatto economico non da poco. Gli ski pass aumentano, l'economia legata a quel settore aumenta, e quindi è tutto un problema. Ma non solo, questo si traduce anche, perché il sistema, come abbiamo visto prima, è un sistema interconnesso, con quello che è successo d'estate. Se vi ricordate, l'anno scorso d'estate c'è stato il crollo della Marmolada, che è stato provocato in parte proprio da questo scarso innevamento che c'è stato durante la stagione invernale. Questi sono giusto due grafici per farvi vedere. Questo è, diciamo, la linea nera rappresenta l'innevamento dello scorso anno, della scorsa stagione invernale, e vedete che è molto dal di sotto rispetto alla linea rossa, che è la media dell'innevamento invernale sulle nostre Alpi o comunque nella zona della Marmolada. Vedete com'è molto molto sotto, addirittura sotto della linea di confidenza di errore degli anni precedenti. Quindi questo è un po' un unicum degli ultimi anni. E vedete là sopra quella carta che vi fa vedere dove c'era la neve, praticamente in pochissimi posti e comunque poco concentrata. Questo cosa ha fatto sì? Ha fatto sì che sul nostro ghiacciaio della Marmolada nevicasse poco, quindi la poca neve che c'era, qualche centimetro di neve che si è depositata durante l'inverno, all'inizio della stagione, quindi a giugno, maggio-giugno, è iniziato già a fare un bel caldo, andavamo quasi già in giro in maglietta, e praticamente si è fusa tutta. Quest'acqua però, visto che eravamo ancora all'inizio della stagione, quindi all'inizio della stagione estiva, aveva difficoltà a scendere a valle, perché il ghiacciaio era ancora freddo, quindi si manteneva ancora nella sua stagione invernale. E quindi cosa ha fatto? Ha ristagnato in parte anche sul ghiacciaio stesso. E il ghiacciaio è un ghiacciaio che non è che sta bene. Voi vedete che il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto del 66% dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi, quindi una diminuzione davvero consistente. E questo che cosa ha provocato? Ha provocato anche la formazione di quelli che sono i crepacci all'interno del ghiacciaio, quindi una vasta rete di crepacci, soprattutto nella parte sommitale del ghiacciaio della Marmolada. Quest'acqua qui si è infiltrata all'interno dei crepacci e ha provocato un po' quello che è stato il crollo di quella massa di acqua mista, acqua, ghiaccio, neve e roccia, che poi ha provocato diversi morti, diverse problematiche dal punto di vista
e la sicurezza. Questa è un'immagine appunto del Corriere della Sera, praticamente che è uscita, se non è il giorno dopo, qualche giorno dopo l'incidente, e vedete che la massa non è da poco, cioè un volume di roccia abbastanza, di ghiaccio abbastanza consistente, e che si è staccato e ha raggiunto il fondo valle praticamente a una velocità davvero, davvero elevata, 300 km orari più o meno. Il tutto si è originato appunto da quell'acqua, da quella poca acqua che si era fusa dalla neve che non c'era nella stagione invernale. Quindi quell'acqua è penetrata all'interno dei crepacci che c'erano sul top della Marmolada, ha scollato, ha praticamente fatto da cuscinetto che rompe il crepaccio e anche da slitta per fare in modo che il ghiaccio scorra, e ha provocato appunto il distacco di tutta la porzione che avete visto nella slide precedente. Quindi questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che non è che non basta dire ok, c'è poca neve, vabbè, allora non vado a sciare, vado a fare altro. Questo ha un'implicazione anche su quella che è sicuramente la frequentazione dell'ambiente della montagna, non solo d'inverno ma anche d'estate, perché d'inverno posso dire vabbè, non c'è neve, invece che andare a fare la gita di sci alpinismo con le ciaspole, magari vado a fare una gita senza attrezzi, semplicemente con gli scarponi. Ma questo implica ovviamente delle conseguenze anche d'estate, e soprattutto in alta quota, se io inizio ad avere queste problematiche, vi ricordate che ad un certo punto ho iniziato a chiudere tutte le vie del Bianco, tutte le vie comunque in alta quota, proprio per questi problemi, perché ovviamente la sicurezza di chi va in montagna è più importante di qualunque altra cosa. Quindi sicuramente questo provoca una conseguenza a lungo termine anche in ambiente estivo. E proprio di questo si sta parlando, appunto. Io faccio parte anche dell'UIA, che è l'ente internazionale che si occupa un po' di quella che è l'alpinismo e l'arrampicata nel mondo, in tutto il mondo. E proprio dal punto di vista della sicurezza c'è particolare attenzione a quello che è il cambiamento climatico, perché questo sta alterando le nostre Alpi e noi dobbiamo fare un po' come la natura, cioè cercare di adattarci a questo cambiamento, cercare di mettere in atto quelle che sono delle opere per sicuramente la mitigazione, quindi andare a arginare quello che abbiamo fatto gli anni precedenti e che non continueremo a fare magari negli anni futuri, ma anche cambiare proprio il nostro modo di andare in montagna. Quindi cambiare le nostre abitudini, partire molto prima la mattina per tornare molto prima, magari prima appunto delle ore più calde della giornata. Andremo a modificare quelli che sono gli itinerari, che magari fino a 10 anni fa riuscivo a fare tranquillamente perché il ghiacciaio era a quella quota o perché non c'erano problematiche, e che oggi ad esempio non riesco più a fare. Ad esempio molte vie di roccia hanno il problema che magari il ghiacciaio arrivava fino a un certo punto, quindi io partivo con quella traccia. Adesso il ghiacciaio si è ridotto di 10 metri ad esempio, e quindi il mio attacco della parete è 10 metri più sopra rispetto a dove sono in quel momento, e questo ovviamente è una problematica. Sicuramente anche tutto ciò che è la roccia, quindi tutto ciò che è tutto insieme dal permafrost, i rifugi, ma anche le vie alpine più quota, anche in questo caso andranno incontro a significative modificazioni, e quindi anche noi dovremo un po' adattarci a queste cose. Non solo, inverni, e voi direte, beh, inverni più, diciamo, caldi, degli ultimi anni, quindi con minore neve, allora il problema delle valanghe non ci sarà più. No, perché? Perché i cambiamenti climatici non solo provocano più caldo, ma provocano anche più eventi estremi. E quindi abbiamo queste nevicate improvvise con una grande quantità di neve che si deposita sulle Alpi, neve solitamente instabile perché è una grande quantità, quindi non è graduale nel corso della stagione, ma è di botto in 2-3, una settimana ad esempio. E questa neve, essendo instabile, provocherà molte più valanghe rispetto a quelle che avevo magari nelle passate edizioni. Oppure altre problematiche valanghive. Ad esempio, inizierò ad avere le valanghe di fondo, quindi quelle che interessano tutto il manto nevoso, comunque valanghe di neve umida, anche in pieno inverno. Cosa che prima avevo solamente in primavera, quindi nelle gite, nelle ultime gite che andavo a fare, ad esempio a marzo, aprile. Adesso inizio ad avere già a dicembre e gennaio. E quindi anche qui devo avere la capacità di modificare i miei comportamenti e il mio modo di andare in montagna. E poi ovviamente quella che è l'opinione pubblica, quindi questo tema caldo appunto, anche nei giornali, nei newspaper. Quindi i ghiacciai sono in pericolo, bisogna agire subito, la Marmolada sparirà. Beh sì, i ghiacciai sono in pericolo sicuramente. Quello che sono le stime sono che
entro il 2050, entro il 2100, la maggior parte dei ghiacciai alpini italiani scomparirà. Quindi noi questo ormai è un dato di fatto, cioè non possiamo più fare molto per modificare questa cosa. Però possiamo comunque adattarci a quello che è questo cambiamento e cercare di mettere in atto appunto delle opere diverse per arginare un po' quelle che sono queste problematiche. Ma ovviamente c'è meno acqua storata come ghiaccio e neve sulle nostre Alpi, questo non solo è un problema alpino, io che abito in pianura non ho problemi, no, perché ovviamente quest'acqua è un riservoio, quindi una riserva di acqua dolce che durante l'estate ovviamente non c'è più a disposizione della pianura ed ecco che allora abbiamo il problema che già a giugno iniziamo ad avere, ma già adesso, perché se voi la settimana scorsa andavate sul Po lo trovavate già, anche quello già praticamente in minimi, non dico in minimi storici ma quasi, e ogni anno raggiungiamo sempre più basse il livello dei nostri fiumi, proprio perché questa riserva d'acqua che è stoccata sulle nostre Alpi sta sempre più diminuendo e quindi un domani andremo sempre più ad avere meno quantità di acqua sulle nostre Alpi. Adesso vi faccio vedere un brevissimo video di due protagonisti veneziani che vi raccontano un po' il clima. E poi volevo chiudere con un piccolo fatto, dopo lascio la parola a Luca per l'ultimo intervento, un piccolo fatto curioso, diciamo, adesso vi ho raccontato un po' di storie tristi, se vogliamo, sui nostri ghiacciai, volevo chiudere con un piccolo fatto curioso. Questa ricercatrice ha fatto uno studio nell'area polare e ha trovato che nei sedimenti conservati nell'area polare c'erano delle ossa particolari. Ha fatto uno studio e ha visto che erano ossa di cammelli. Voi direte, cosa ci faceva il cammello al Polo Nord? Il cammello al Polo Nord in realtà sembrerebbe che era originario proprio di quelle zone. Era un cammello un po' particolare rispetto a quello che conosciamo noi oggi, che vive in Sahara, ad esempio. Era alto diversi metri, pesava diverse tonnellate, quindi era ben diverso da come lo conosciamo, era molto più peloso per adattarsi ovviamente al clima più freddo e viveva in un ambiente che era completamente diverso da quello attuale, viveva in un'altra epoca geologica dove il livello del mare era alto, ben più alto di quello odierno, la temperatura era almeno 3 o 4 gradi più alta rispetto a quella che abbiamo noi oggi. Questo cosa ci permette di capire? Ci permette di capire che la scienza ci porta sempre ad avere delle scoperte che spesso non ci aspettiamo. Quindi dobbiamo sempre avere un po' uno spirito critico nell'analizzare quelli che sono i cambiamenti climatici e quello che è la scienza dei cambiamenti climatici. Ma ci porta anche a capire che l'Artico e l'Antartide sono non due regioni che sono completamente distanti tra noi e non ci interessano, ma sono due regioni che sono particolarmente interconnesse con quelli che sono le nostre latitudini, proprio nel sistema Terra, che è un sistema estremamente dinamico e completamente interconnesso. E poi ci ricorda che la natura, bene o male, riesce ad adattarsi, chi più chi meno ovviamente, però riesce ad adattarsi a quelle che sono le fluttuazioni naturali che ci sono state nel corso della storia geologica. Quello che stiamo facendo noi è andare a un po' a alterare queste fluttuazioni, quindi a modificare questo processo geologico e naturale del nostro pianeta, quindi dobbiamo avere la capacità di fare come la natura, adattarsi a questo cambiamento che sta già avvenendo, ma anche dobbiamo avere la responsabilità di non andare ad alterare quelli che sono questi equilibri, ma cercare invece di riportarli a una condizione più naturale. E Luca ti lascio per l'ultimo intervento. Grazie Claudio. No, spero che nessuno veda le immagini dei cammelli, perché sennò sicuramente avremo qualche allevamento, come ci sono stati di yak, di lama sulle Alpi, a breve arriveremo anche i cammelli, perché ormai abbiamo fatto veramente di tutto. Dunque, ecco sì, si parte da qua. Non a caso nel filmato che abbiamo visto prima con il professor Barbante realizzato da Ca' Foscari, c'erano molte immagini di città.
E non a caso le Alpi sono state inventate in qualche modo da cittadini, cioè da gente che arrivava dalle città e considerava i territori alpini come il loro luogo di divertimento. La famosa frase di Leslie Stephen, The Playground of Europe, rappresenta bene già dai tempi quello che poi è stata la frequentazione alpina, ovvero sia il parco giochi dell'Europa. Noi ancora adesso utilizziamo le Alpi come se fosse un parco giochi, qualcuno le chiama un divertimentificio, qualcuno sostiene che sia in atto attraverso il turismo di massa e le sue la sua fruizione delle montagne, una lunaparchizzazione delle montagne attraverso varie opere, vari manufatti che servono soprattutto per divertirci sui monti, ma che non danno nessuna, come dire, non fanno elaborare nessuna visione culturale della montagna, per cui la fruizione quindi ne deriva molto banalizzata e inevitabilmente viene banalizzato anche il territorio che diventa il soggetto di questa fruizione. In realtà il rapporto tra montagna e città è fondamentale e lo è soprattutto dal nostro punto di vista di abitanti delle città a ridosso della catena alpina. Perché se ci pensate bene, senza le montagne, fin dai secoli addietro, le città non avrebbero potuto avere innanzitutto l'acqua, come noi capita anche oggi, come per noi capita anche oggi, il legname, la pietra, cioè tanti materiali che poi sono serviti per costruire le città venivano proprio dalle montagne e infatti le città più ricche in assoluto in Europa, salvo rari casi in Nord Europa, sono state proprio quelle che avevano più vicino le montagne perché avevano a disposizione delle risorse naturali e quindi anche dei beni, delle merci da utilizzare per la loro costruzione sicuramente, ma anche per il commercio, che sono risultate fondamentali poi per lo sviluppo delle città stesse. Per cui è un rapporto fondamentale che però si è, anche in questo caso, come dicevo prima, un po' fratturato nel tempo, cioè quello che è successo con l'accezione di territorio e paesaggio, che è successo con ecologia ed economia, è successo un po' anche tra montagna e città, cioè si è rotto quel rapporto, tant'è che la città ha teso a invadere la montagna con i propri modelli metropolitani, tant'è che molto spesso se noi andiamo nelle località turistiche particolarmente sviluppate dal punto di vista urbanistico ci ritroviamo molto spesso in ambiti urbani che assomigliano veramente in tutte per tutte le città, quindi palazzoni, grandi parcheggi, strade a doppia corsia, negozi locali che magari per carità sono anche piacevoli da frequentare, dove ci si va a fare l'happy hour dopo la sciata, però insomma sono sostanzialmente modelli urbani e modelli metropolitani che sono stati importati in montagna e imposti in qualche modo alla montagna, spazzando via tutta quella che era la tradizione locale, che poteva anche essere magari pittoresca, magari soprattutto vista in maniera folclorica, però era importante perché era quella identitaria rispetto al territorio stesso. Quello che ha fatto il turismo alpino è stato quello che qua ha ben riassunto il professor Salsa, past presidente del Club Alpino Italiano, nonché antropologo culturale tra i migliori in Italia, ovvero sia quello che voi praticamente leggete. È successo che appunto il fatto di imporre dei modelli propri delle Alpi, dei territori alpini, alle Alpi stesse e modelli soprattutto creati per altri ambiti di antropizzazione dei territori, ovvero sia soprattutto quelli urbani, ha creato molti squilibri, molte devianze nei territori alpini, arrivando poi addirittura a creare delle cose che sono state poi considerate tipiche delle Alpi, quando in realtà non lo sono affatto, perché sono state importate, sono state imposte. Però oggi le riconosciamo come simboliche delle Alpi stesse. E non sto parlando di Edelweiss, che è un fiore tipicamente alpino, oppure di Heidi, che al di là dell'aspetto letterario del romanzo è comunque una figura che è centrata sulle Alpi, oppure il Cervino come icona delle Alpi in senso assoluto. È successo invece qualcosa di in qualche modo più bizzarro, ma anche un po' più inquietante, se così si può dire. Ad esempio, quello che io chiamo il caso Chalet. Se voi pensate alla tipica casa di montagna, penserete facilmente allo chalet, il cosiddetto chalet, perché lo vediamo ovunque sulle montagne, lo vediamo in Italia, lo vediamo in Svizzera, lo vediamo in Giappone, se andate ad Aspen, in Colorado, lo vedete. E sono tutti i tipici chalet cosiddetti svizzeri, noi li chiamiamo chalet svizzeri. In realtà, quelli che voi vedete lì, che poi sono stati trasformati in modelli anche architettonici classici per il turismo sulle montagne, in realtà lo chalet non esisteva sulle Alpi. Lo chalet è un'invenzione degli inglesi che l'hanno portato nel Settecento. Quello che vedete a sinistra è uno chalet svizzero, peccato che però si trova in Galles. E quello da parte è
la forma originaria dalla quale è stato ricavato lo chalet alpino, cioè il cottage inglese. I viaggiatori inglesi del Grand Tour, quando dal Settecento in poi hanno cominciato ad arrivare sulle Alpi, hanno portato i loro modelli, non solo culturali ma anche urbanistici, anche architettonici, e li hanno imposti appunto le Alpi stesse, perché volevano in qualche modo ritrovare i loro comfort anche sulle Alpi, anche in questi territori che stavano scoprendo, esplorando e stavano appunto in qualche modo inventando. Per cui quello che voi vedete in montagna come lo chalet, sappiate che non è una costruzione alpina, ma è una costruzione inglese, l'hanno inventata gli inglesi, l'hanno importata gli inglesi. Le vere costruzioni alpine sono quelle che vedete qua, cioè questa è l'alpefellaria, questa, proprio quasi a ridosso della fronte di quel ghiacciaio che abbiamo visto prima nei timelapse in forte scioglimento. La casa tipica delle Alpi era questa, due falde, muro, cioè muratura in pietra, molto semplice, poche finestre perché dalle finestre passava il freddo, quindi era meglio che non ci fossero. Era questa la tipica casa alpina, non era lo chalet, non erano le boiserie in legno, non erano i bovindi, non erano i terrazzi con i gerani oppure le surfigne, tutto questo non esisteva prima, è stato importato ed è diventato un modello turistico che in qualche modo è divenuto identitario per le Alpi, ma non identifica assolutamente le Alpi e ha in qualche modo anche storto il valore culturale delle Alpi stesse. Ah, quella da parte è un altro modello di casa tipicamente alpina, è una baita in blockbau, cioè il tipico modo di costruzione delle baite valser, che poi si è anche sparso per altre zone delle Alpi, con quella tipica incrociatura dei tronchi di legno sugli angoli per fare in modo che diventassero sigillanti rispetto ai vani interni. Altro luogo comune che l'immaginario distorto che abbiamo utilizzato per riconoscere le Alpi è stato imposto, le Alpi stesse, ovvero sia il concetto di wilderness o wilderness. La wilderness, allora io sostengo che non esista, non so tu Claudio come la pensi, perché secondo me la wilderness è quella cosa che dal momento stesso in cui viene concepita non esiste più. Perché in realtà la wilderness sarebbe quell'ambito nel quale l'uomo non ci mette proprio piede, non ci mette neanche proprio il pensiero. Poi c'è, la scuola americana che ritiene che invece la wilderness sia quell'ambito in cui l'uomo è in equilibrio assoluto con tutto il resto del territorio e del suo ecosistema, del suo ambiente, quindi non è in posizione dominante rispetto agli altri animali, rispetto alle specie vegetali che si trovano. Fatto sta che però, se voi andate a vedere molte brochure turistiche delle nostre Alpi, ci vedete spesso il termine wilderness o wilderness, la ciaspolata nella wilderness, nella natura selvaggia, scoprite con noi la natura selvaggia, certe guide che lo propongono. In realtà, cioè, le Alpi sono il territorio montagnoso più antropizzato del mondo, per cui veramente non esiste la wilderness, e veramente al di là delle pareti rocciose forse, tutto il resto del territorio alpino è stato in qualche modo modificato dall'uomo. Tant'è che appunto questo è un esempio abbastanza plateale, siamo in Cadore, nella foresta regionale della Valmontina, area wilderness, quella è da parte, bellissimo posto, assolutamente spettacolare. E cosa ci hanno messo nella wilderness? Questo, un ponte tibetano a scopo meramente turistico. Adesso non so come voi cosa ne pensate voi di queste infrastrutture, delle super panchine, delle mega panchine, le cosiddette big bench. Io le brucerei tutte, però vabbè, io sono un sovversivo e quindi lasciate stare. Fatto sta che cosa c'entra un manufatto del genere dove la gente ci va, per parlarci chiaro, a farci selfie se basta? Non serve assolutamente a niente. Cosa ci fa in una zona di wilderness? Niente, chiaramente, cioè capite che molto spesso dei concetti che sarebbero anche importanti per la fruizione e anche per la gestione dei territori naturali ancora abbastanza incontaminati che noi abbiamo sulle Alpi viene totalmente distorta e deviata per scopi meramente commerciali, turistici, per metterci queste cose, insomma, per cui non so come si possa ancora chiamare wilderness questa zona, questo territorio con manufatti del genere. Altro luogo comune che molto spesso viene utilizzato per definire le montagne attraverso un immaginario che non è proprio delle montagne, cioè la montagna assassina. Quando qualcuno ci lascia le penne, purtroppo per lui, si parla di montagna assassina, come se fosse la montagna che si ribella a un certo punto, si scrolla di dosso tutto quello che ha sul proprio corpo e quei poveracci che ci sono sopra ci lasciano le penne, insomma. Cioè, anche qua capite bene che abbiamo una concezione delle Alpi e delle montagne in generale che non è esattamente propria e culturalmente valida rispetto alle montagne stesse.
sono dei paradigmi che devono essere assolutamente cambiati da questo punto di vista. Anche i ghiacciai, altrove nell'altrove, come dicevo all'inizio, sono stati resi oggetto di turisticizzazione estrema, cioè questi sono tre esempi di grotte glaciali, turistiche chiaramente, con le quali si vuole far credere il turista che viene molto spesso in Bermuda infradito a 3300 metri, si vuole far credere a questo turista di poter penetrare nel misterioso ambito glaciale e quant'altro, però poi ci trovate passerelle, corrimano, scale metalliche, video e installazioni elettroniche o multimediali, insomma, non so come la pensi tu Claudio, però questo non direi che è un ghiacciaio, ma è un Luna Park con il corpo di ghiaccio, in sostanza. Alla fine si può definire in questo modo. Anche qua però capite bene che la turisticizzazione delle Alpi è diventata veramente un fenomeno molto pesante e molto impattante. In realtà noi dobbiamo recuperare un rapporto molto più armonico con le Alpi stesse. Ed è un rapporto che è stato definito qualche anno fa dal professor Giuseppe De Matteis del Politecnico di Torino con questo termine, la metromontagna. De Matteis cosa ha detto? Ha detto sostanzialmente che in realtà fino a che non si sviluppassero le città come si sono sviluppate oggi, quindi con le conurbazioni veramente molto importanti, molto grandi e quindi anche molto interconnesse dal punto di vista della fruizione delle aree stesse da parte degli abitanti, in realtà la vera area metropolitana era la montagna, perché erano le montagne ad avere le maggiori reti viarie, quelle più sviluppate, dove c'era anche una socialità più sviluppata anche tra i vari borghi, nonostante magari poi fossero borghi sparsi nel nulla e si potrebbe pensare non avessero una grande capacità di relazione rispetto a quello che avevano intorno. In realtà invece c'era ed era molto importante. Anche qua il turismo è arrivato, i modelli culturali metropolitani sono arrivati, hanno un po' rotto questo equilibrio e questa socialità tipica della montagna per imporre dei modelli che hanno sostanzialmente creato un danno notevole anche da questo punto di vista. Si dovrebbe recuperare l'accezione originaria della metromontagna per fare in modo di recuperare anche quel rapporto e quell'equilibrio tra città e montagna che è fondamentale per lo sviluppo delle montagne stesse. Nella sociologia del turismo si parla di questi due fattori che sono fondamentali per recuperare quel rapporto appunto tra fruitore occasionale, cioè col turista, e residente, cioè il montanaro, ossia la cosiddetta customer experience e la place experience. Conoscete sicuramente l'inglese. La prima è quella che è stata utilizzata dal turismo di massa, cioè il fatto di in qualche modo rendere soggetti passivi della frequentazione le montagne in tutto il loro ambito, quindi sia dal punto di vista del territorio, delle peculiarità del territorio stesso, e sia anche dal punto di vista delle comunità che lo abitavano. Quindi tutto è stato assoggettato alla fruizione turistica e alla commercializzazione del territorio stesso. Questo ha creato un danno enorme, perché finché ci è andata bene, ad esempio con lo sci, fino agli anni 80-90 più o meno, e quindi nevicava, c'erano inverni più freddi, lo sci veramente era l'economia fondamentale della montagna, poi il clima ha cominciato a cambiare in maniera drastica, molte località sciistiche hanno dovuto chiudere, hanno dovuto smantellare gli impianti, e quelle comunità che abitavano i territori ex sciistici si sono ritrovate senza un'economia di sussistenza, cioè un'economia fondamentale, sono dovute ritornare a un'economia di sussistenza senza proprio avere i mezzi per poter sviluppare un sostentamento proprio e efficace per quel territorio. Tant'è che poi si sono riattivati quei processi di spopolamento che già negli anni 50-60 col boom economico erano stati molto forti, lo sci aveva bloccato, lo sci poi è sparito e si è ricominciato ad abbandonare i territori montani. In realtà è fondamentale che venga invece messa in atto la cosiddetta place experience, cioè l'esperienza del luogo, cioè il fatto che il luogo diventi nuovamente centrale nella gestione dei territori montani, per fare in modo che gli stessi territori diventino il soggetto dello sviluppo, e quindi il turismo non diventi una cosa che li rende complici totalmente passivi dello sviluppo, ma che diventi qualcosa che sostenga veramente le comunità che abitano quei territori. Questo per fare in modo di cambiare i paradigmi con i quali ancora oggi molto spesso guardiamo e con i quali fruiamo delle montagne. Ho indicato alcuni esempi di
turisticizzazione estrema delle montagne, quindi affollamento estremo, parcheggi pieni, piste affollate, condomini che sarebbero brutti a Cinisello Balsamo in periferia e invece in montagna vengono venduti come seconde case a 1000 euro al metro quadro. Questi sono i famosi ecomostri del Passo del Tonale che dovrebbero essere abbattuti, dicono, però per adesso mi sembra che siano ancora in piedi, e le altre invece sono immagini di località sciistiche anche abbastanza recenti delle nostre Alpi. E questa cosa non va più bene per l'equilibrio dei territori montani e anche per la cultura stessa dei territori. Dovremmo appunto cambiare paradigmi, e per cambiare paradigmi dobbiamo sicuramente recuperare quello che è una cosa fondamentale per la fruizione delle montagne, ovvero sia il senso del limite. Qua vi cito un'altra frase di Annibale Salsa, del professor Annibale Salsa, dove parla appunto di quello che si può riassumere con la frase che ho messo poi di sotto, cioè la concezione del senso del limite. Il senso del limite è quella stessa cosa che ci permette di capire il paesaggio che abbiamo di fronte, cioè di capire il territorio e elaborare il paesaggio, perché il fatto di capire quello che abbiamo di fronte ci consente di riconoscerlo culturalmente, quindi ci consente di non sovraccaricarlo di significati, di valori, di identità che non sono propri di quel territorio, che quindi poi formano un paesaggio che è totalmente decontestuale rispetto al territorio, causando poi, o meglio, creando poi le condizioni per fare in modo che l'impatto antropico su quel territorio diventi eccessivo e porti anche a creare dei danni. Per cui questo è sicuramente il paradigma fondamentale da riconoscere e rimettere in sesto, di rimettere in equilibrio. Se noi riusciremo a riconoscere il limite, quello che le montagne sono, che sono poi le montagne un simbolo assoluto di limite, perché insomma la vetta è un limite assoluto oltre il quale non si può più andare. Molti elementi geografici delle montagne lo sono, le pareti, il bosco impenetrabile lo è sempre stato per le comunità che lo abitavano, tant'è che poi anche nei boschi ci abitavano degli esseri mitologici abbastanza mostruosi come gli uomini selvatici e quant'altro. Riconoscere il senso del limite è fondamentale per fare in modo di riconoscere meglio la montagna e riconoscere noi stessi nella montagna, per quello che poi ho dato quel titolo a questa mia dissertazione, cioè la montagna e noi. Sotto la montagna è noi, perché siamo noi a fare le montagne, come siamo noi a fare il paesaggio. Quindi se noi sapremo elaborare in senso virtuoso il paesaggio migliore per il territorio nel quale stiamo e col quale stiamo relazionandoci, meglio sarà per quel territorio stesso in primis, ma anche per noi che lo stiamo fruendo e per chi lo abita e lo abiterà anche in futuro, per fare in modo che le montagne veramente ritrovino una propria identità, un proprio valore, una propria cultura e un proprio orizzonte verso cui guardare, senza più essere soggette a modelli non consoni e decontestuali rispetto alla loro storia, alla loro tradizione, la loro cultura e la loro realtà effettiva. E ho finito, credo, sì. Grazie.